Il 20 agosto scorso è andata in onda una puntata dell'inqualificabile trasmissione condotta da Piero Angela, Super Quark. All'interno del programma è stato inserito un siparietto sulle scelleratezze del sistema e si è pure accennato alle scie chimiche, cercando di spacciarle per leggenda metropolitana. Esistono persone che hanno dei poteri speciali, che per esempio riescano a fare diagnosi a distanza o a prevedere il futuro o magari a sollevare dei tavolini senza toccarli e fare mille altre cose che nessuno di noi neppure sarebbe in grado di immaginare. Beh, la storia è piena di racconti di personaggi capaci di produrre fenomeni del genere. Ma in passato mancava chi fosse in grado di fare controlli efficaci. Oggi invece esiste un'associazione che studia in modo critico questi fenomeni straordinari e che ha anche aperto dei corsi per indagatori e si stanno confermando le previsioni di un vecchio detto, e cioè che quando il controllo è zero i fenomeni sono 100, ma quando il controllo è 100 i fenomeni si riducono a zero. Giovanni Carrada e Francesca Marcelli sono andate a vedere come funzionano questi corsi per indagatori. Lei afferma di essere in grado di distinguere dalle fotografie una persona morta da una persona viva. Esatto. Quindi quello che noi faremo sarà non esaminare due o tre foto, ma esaminare... Questi agenti dell'inganno insistono nella disinformazione più bieca, nella propaganda più subdola e volgare, pur di convincere i dubbiosi e i testimoni preoccupati che le chemtrails non esistono. A quali strumenti ricorrono i falsari della parola e delle immagini con il fine di manipolare i telespettatori? Usano, in primo luogo, la strategia della confusione, ossia mescolano ad arte argomenti futili ed insignificanti a temi scabrosi e seri, ad esempio il mago truffatore e l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Ricorrono al principio di autorità non autorevole, intervistando illustri e accreditati bugiardi, quasi sempre esponenti o domestici del famigerato CICAP. A causa della loro notorietà, di un carisma mal acquisito ma solido, come per miracolo le colossali menzogne di questi spudorati ciarlatani diventano verità rivelate. Adottano l'insinuazione. Ancora più della negazione plateale, la suggestione sortisce i suoi effetti. Coloro che investigano i complotti orditi dagli stati sono dei creduloni, dei visionari, dei paranoici. È arrivata al CICAP la mummia di un basilisco. Nato dalla mitologia greca 2500 anni fa e sopravvissuto fino ai romanzi di Harry Potter, il basilisco è un animale capace di uccidere con un solo sguardo diretto negli occhi. Non ti salverà, Potter. Lui ubbidirà solo a me. Ma proprio un semplice sguardo basta a Marino Franzosi, che nella vita è un tecnico informatico, per accorgersi che il mostro non è altro che una semplice razza, un pesce simile agli squali, tagliata e sagomata ad arte. Lo scopo del corso è insegnare a compiere delle verifiche usando il metodo scientifico. La prima lezione è che affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. C'è ad esempio davvero bisogno di possedere poteri speciali per sdraiarsi su un letto di chiodi? No. Luigi Garlaschelli, chimico dell'Università di Pavia, ha solo imparato la tecnica giusta. Sdraiarsi su un letto di veri chiodi è l'esercizio più famoso dei fakiri, ma è anche il più semplice da spiegare. Basta che i chiodi siano abbastanza numerosi e quindi abbastanza fitti, perché su ogni chiodo non grava un peso superiore a mezzo chilo o un chilo e quindi non fanno male, non bucano la pelle. Prima di credere agli UFO o a una nuova cura del cancro, dovremmo forse pretendere qualcosa di più solido della sola testimonianza di qualcuno. Adottano l'insinuazione, ancora più della negazione plateale. La suggestione sortisce i suoi effetti. Coloro che investigano i complotti orditi dagli stati sono dei creduloni, dei visionari, dei paranoici. Si noti la corta climax che si snoda dal paternalismo, poverini, sono un po' ingenui, sino alla pseudodiagnosi di paranoia. Eludono i fatti, i dati e le osservazioni per trasporre i contenuti informativi sul piano della fede, credere o non credere.
ignorano i fatti, i dati, le osservazioni, per trasferire il discorso sul piano personale. Si scivola così in un'analisi pseudo-sociologica alla Umberto Eco, tutta focalizzata sui ricercatori descritti come persone non competenti e strambe. Le affermazioni sul paranormale, le pseudoscienze e i complotti sono quasi infinite. Una delle ultime riguarda le cosiddette scie chimiche. Le scie lasciate dagli aerei non sarebbero formate da acqua condensata intorno agli scarichi, ma da veleni o virus diffusi apposta per uccidere le persone o sostanze chimiche capaci di modificare il clima. Linee aeree, piloti, personale degli aeroporti, scienziati e governi starebbero cospirando contro l'umanità. Assurdo? Eppure le scie chimiche sono state persino oggetto di una recente interrogazione parlamentare. Ma com'è possibile che a queste cose finiamo per credere in così tanti, anche in un'epoca che ha visto tanti successi della scienza? L'irrazionale risponde in realtà a bisogni umani profondi: salute, sicurezza, amore, lavoro, ma anche senso, spiegazione, speranza. Tutte cose che a volte la realtà non sembra volerci dare. Per questo ci possiamo cadere tutti, persino gli scettici del CICAP. Quali sarebbero le competenze di Paolo Attivissimo, esterto nel macinare le cose, e di Massimo Polidoro, indecente docente di psicologia dell'insolito? Si basano sulla tautologia scientista. La scienza dimostra che le scie che deturpano il cielo sono solo scie di condensazione, perché lo sostengono gli scienziati. Gli scienziati lo affermano poiché sono depositari delle verità scientifiche. Impiegano strategie sensoriali ad hoc, accostamenti tra immagini di scie chimiche e volti ambigui, tra sequenze di particolare impatto e voci carezzevoli. Si fondano sulla tattica del cavallo di Troia. Da principio sono prodotti e trasmessi programmi innocui con documentari sugli animali, sugli ambienti naturali. Poi, in modo graduale, si introducono brevi e capziosi accenni agli organismi geneticamente modificati, alla predazione degli organi, alle nanotecnologie, eccetera, eccetera. Infine si dedicano servizi alle leggende urbane, cercando di sottolineare il contrasto tra la scienza dei vari esperti e l'ignoranza del cittadino medio. Adoperano metodi della programmazione neurolinguistica. Si avvalgono del linguaggio orientato, uso soggettivo, surrettizio e sofistico di termini per mettere in cattiva luce i ricercatori indipendenti. Chi cerca di smascherare fenomeni paranormali e pseudoscienze non lo fa dunque perché è una persona arida o perché si diverte a distruggere i sogni degli altri. Lo fa perché il mondo è pieno di imbroglioni, ciarlatani, maghi, guaritori e santoni pronti a sfruttare le nostre debolezze per spillarci soldi, e sono spesso causa di danni alla salute o psicologici anche gravi. Cascare nelle trappole del paranormale e delle pseudoscienze, insomma, è umano, e un sano scetticismo va dunque imparato e attivamente coltivato.